Stavo dormendo, no? Ma non è ancora finita. Va bene, dove eravamo rimasti? Allora, eravamo arrivati che Alex dalla testa luminescente arrivò a destinazione insieme al suo compagno. Si infiltrarono in mezzo al nemico e furono accolti da delle belle principesse. Erano belle queste principesse? E ti frega? Qui si sta parlando di supereroi, non di principesse sul pisello. Allora, era arrivata che entrarono in questa stanza e furono accolti da un bagliore. C'erano molte televisioni, molti pad, molte PlayStation, molti computer. Insomma, furono abbagliati da quanta bellezza all'interno di un unico posto. Ma i due supereroi furono corrotti all'istante da ciò che videro. Per i più nostalgici è stato prodotto fedelmente uno dei primi giochi open world in tema spaziale, con mostri alieni dei primi anni 90. Si tratta di Outcast Second Contact. Il gioco è stato rimasterizzato nei minimi dettagli seguendo ogni linea grafica dell'epoca e trasformandola con i lineamenti grafici di oggi, creati da Unity. Nel gioco impersonerai un soldato umano di nome Cutter Slade, soldato inviato in missione per salvare la Terra da un mondo molto ostile. Girerà in 1080p e a 30 fps e sarà disponibile anche sulle console di nuova generazione. Alex dalla testa luminescente, subito dopo fu attratto da una nuova forma visiva che lo stravolse totalmente. Questa volta invece si tratta di un ritorno molto noto dalla critica videoludica prodotto dalla Kiloton Racing. WRC, il noto gioco dedicato al rally, con piloti e macchine reali e fedeli al campionato della FIA World Rally Championship. Diversamente dalla versione precedente, in questo capitolo sono stati migliorati molti fattori che lo hanno reso un titolo migliore dei precedenti, creando un gioco molto preciso nei movimenti, più dettagliato e ancora più realistico, dando modo ai giocatori di godersi fin dal primo approccio delle piste complete di ostacoli e natura che potranno mettere a repentaglio ogni curva e ogni secondo buono che potrebbero farti aggiudicare i primi posti in gara. Testa lucente riuscì ad uscire anche da questo incantesimo, ma durò poco perché subito fu colpito da un altro immenso bagliore. Ora si parla di qualcosa di nuovo, Hunting Simulator, un simulatore di caccia che ti proietta in un'avventura all'insegna della natura. Questo gioco mostra una qualità grafica molto alta, mostrando paesaggi naturali proprio come li vorremmo vedere, incontaminati. Avremo modo di incontrare molte specie di animali e con diversi modi potremo cacciarle. Le dinamiche del gioco ricordano molto i più famosi open world in prima persona, con una piccola percentuale di sparatutto che ricorda molto Sniper Elite. Disponibile per PS4, Xbox One e PC. E a sorpresa le cuffie Nacon, con microfono incorporato, si collegano tramite cavo USB e hanno addirittura un piccolo amplificatore audio. Allora ragazzi, come avrete visto le novità sono tante, ce ne sono due particolari che non vi ho mostrato. La prima è